La cataratta è una delle patologie di più frequente riscontro in ambiente oculistico. Colpisce principalmente le persone anziane, in genere ha una elevata frequenza a partire dai 60-65 anni in su, anche se non è infrequente riscontrare questa patologia in età più giovanili. Come ci si accorge di avere un problema legato alla cataratta? I sintomi sono principalmente una progressiva perdita della vista, per cui si va incontro a continui cambiamenti delle lenti degli occhiali per un peggioramento del vizio refrattivo e una progressiva perdita della capacità di vedere colori e una visione appannata, per cui il paziente spesso riferisce di vedere, alonato. Questi sintomi devono invogliare il paziente a recarsi presso un oculista perché solo attraverso un'attenta visita oculistica è possibile porre diagnosi di cataratta e approcciare l'intervento chirurgico, che ad oggi rimane l'unica soluzione definitiva per la risoluzione del problema. È molto importante fare una visita oculistica perché ci consente non solo di valutare il grado di maturità della cataratta, ma anche di approcciarci in maniera sempre più personalizzata al tipo di intervento chirurgico. L'intervento consiste nella sostituzione del cristallino che è diventato catarattoso e quindi che non consente una perfetta visione con un cristallino artificiale che viene impiantato all'interno dell'occhio che consente non solo la risoluzione del problema legato alla cataratta, ma consente contemporaneamente anche spesso a correggere eventuali difetti refrattivi, siano essi la miopia o l'ipermetropia o l'astigmatismo. È un intervento oggi di routine con un'altissima percentuale di successo, siamo intorno al 99,7%, e con tempi di degenza molto brevi e permette così alla persona di tornare ad avere una qualità della visione ottimale e permette il completo recupero della funzione visiva.